e parlare al signor Benetton. Signor Benetton, lei è di sinistra, io sono di destra. In teoria, da un punto di vista culturale, lei dovrebbe avere a cuore, al di là dei suoi affari e dei suoi interessi, la giustizia sociale, l'attenzione per le fasce più deboli, per le fragilità. Quindi qui siamo in presenza del signor Giuseppe, che ha 92 anni, che ha sempre vissuto in questo rione di Roma, che non potrebbe, né da un punto di vista spirituale, né da un punto di vista fisico, resistere a uno sfratto. Quindi costruisci questo albergo, hai già goduto di un enorme favore che ti ha fatto lo Stato, perché qualcuno si è distratto, costruisci questo albergo intorno a questa abitazione, non rompere le scatole, rispetta la vita delle persone, rispetta i diritti dei più deboli. Ci sono mille soluzioni tecniche, io faccio anche l'architetto, se vuoi ti faccio una consulenza gratuita, per garantire la convivenza tra l'albergo di lusso con spa annessa di Bulgari e il signor Giuseppe De Santis, che continuerà a pagarti l'affitto, quindi riceverai da lui, se si riesce a fare un accordo, persino 2000 euro al mese, non credo che ti servano, ma puoi anche considerare questo simpatico aspetto di carattere economico e materiale. Fermati, fermati, e comunque di qui non si passa.